Le radici. Innanzitutto, cosa sono le radici? La radice è l'organo della pianta specializzato nell'assorbimento di acqua e sali minerali dal terreno, fondamentali per la vita delle piante. Ha anche funzioni principali di ancoraggio e di produzione di ormoni che segnano il forte legame tra lo sviluppo della radice e lo sviluppo del germoglio. La radice principale si forma a partire da una radichetta già presente nel seme, mentre dalle radici laterali possono dipartire altre radici, formando un ampio complesso assorbente. Se la pianta è perenne e legnosa, anche le radici possono avere una crescita secondaria. Ecco qua alcuni tipi di radice. C'è la radice ramosa, che è detta così perché è strutturata con un albero sotto sopra. Poi c'è la radice tuberiforme, fascicolata, a fittone, per esempio la carota, e quella avventizia. Poi c'è anche quella aerea, per esempio l'edera, e c'è la radice ramificata, tipo l'avete. Ecco qua un altro tipo di radice, le carote. La radice è lunga a fittone di colore giallastro a forma cilindrica, lunga circa 18-20 cm con diametro intorno ai 2 cm. Nel gergo comune si è soliti riferirsi alla carota come alla parte edibile di colore arancione che è la radice.